basso. :30 in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento qui dalla Fabbrica del Vapore in diretta con Milano All News, una nuova puntata dove andremo a cercare, Barbara, no? Ancora di scoprire ancora meglio gli artisti che ci sono, ce ne sono tantissimi, quindi è venuto a triplicare, senso che di solito facciamo un appuntamento solo, invece oggi tre appuntamenti perché insomma sono veramente tanti gli artisti che ci sono qui al Fringe Festival Milano Off. Anzi, insomma, ne abbiamo tanti anche qui in studio con noi, vero Barbara? Assolutamente, oggi infatti sono con noi i Barba Papà Teatro che portano in scena al Milano Off Fringe Festival il Coro di Babele, che è un loro primo lavoro, ma ne parleremo diciamo in dettaglio più tardi, tra poco. E abbiamo con noi Claudio Zappalà, che è autore, ma anche... hai anche la regia di questo spettacolo, e poi abbiamo Chiara Buzzone, eccola qui, e Federica D'Amore. Gli altri li citiamo, ma li citeremo anche infine, Totò Galati, Roberta Giordano, Pierre Jacquemin, chiedo scusa. Loro sono in scena al Teatro della Cooperativa. Poi invece con noi abbiamo... la super casalinga, sì. Che è un nuovo supereroe, un nuovo Avengers, assolutamente sì, la mia preferita, Roberta Paolini, che sì, ci racconterà di questo spettacolo comico, sì. Barra clownery, teatro fisico comico, teatro. È vero, sì, teatro fisico comico o visual comedy. È in scena al One Off Space, sala monologhi, Fabbrica del Vapore, che è qui insomma nel contesto... Ah, proprio diciamo il quartier generale del Fringe Festival Milano Off, sì, esatto. Infatti. Molto interessanti queste proposte, no? Quindi anche questa volta ci troviamo di fronte a due spettacoli completamente diversi, una compagnia numerosa anche, verrebbe da dire, insomma siete un bel numero, e invece una one woman show quasi, giusto? Sì, no? Sì, esatto. Tutto... Che fai tutto, però vabbè, era facile, sei super casalinga, quindi insomma hai super poteri, quindi era facile. Allora andiamo, no? A raccontare un po' che cosa viene visto in scena. Il Coro di Babele intanto è teatro di prosa, sì. È uno spettacolo a tutti gli effetti. Di cosa parlate? Parliamo della migrazione degli italiani nelle grandi città, grosso modo, per andare proprio a stringere la nostra storia, il nostro spettacolo. E, siamo partiti, in realtà tutto nasce da un'esperienza biografica di Claudio, che è diventata un monologo, successivamente si è aperta a una comunità di persone, cioè è passata da una ventina di persone, anche più, attraverso una serie di laboratori, e alla fine di questi laboratori si è costituito il gruppo Barba Papà Teatro, che siamo noi, il cast del Coro di Babele, e Claudio, il nostro autore e regista. Sentiamo un po', sì. Diciamo, riguardo le cosa racconti. Sì, come diceva Federica, nasce da un'esperienza biografica vissuta a Londra, e appunto Babele per noi è la sintesi di tutte queste grandi città, mete di migrazione di noi della nostra generazione, quindi Londra, Parigi, Berlino, ma anche Milano probabilmente è una Babele per molti, e quindi vogliamo raccontare l'esperienza dello sradicamento delle radici dalla nostra terra di origine, dalle nostre città di origine, e a rimettere queste radici in una terra straniera dove si parla magari anche una lingua diversa, quindi proviamo a raccontare più che altro i sentimenti anche di solitudine, il desiderio di casa, il desiderio anche di stabilità forse. La chiave com'è, ironica oppure un po' più seria, un po' più... Ci si diverte molto, si diverte. Okay. Il nostro teatro non potrebbe essere altrimenti, però ci riserviamo tanti momenti emotivi, mm-hmm. Quindi diciamo c'è questa compresenza di elementi, così come c'è una compresenza di linguaggio di parola e linguaggio del corpo, linguaggio performativo. Ho capito. Allora invece parliamo della super casalinga. Eccomi. Lo spettacolo di cosa parla? Parla di questa eroina, o almeno lei crede di essere una supereroina. È in realtà una donna comune, un po' sola,
che si riempie la vita di tanti impegni e tanti doveri all'interno della casa, oppressa da una madre che la tormenta, non è fisicamente in scena, ma in un qualche modo si farà sentire come. E, è un po' una metafora, è una parodia sicuramente di un vissuto comune in cui molti si possono identificare e me lo comunicano anche alla fine dello spettacolo. Il pubblico viene e ovviamente si diverte tantissimo, però ha anche dei flashback, rivive dei momenti con la nonna, con la mamma, con la moglie, con la fidanzata o il fidanzato, perché ho scoperto che ci sono anche molti ragazzi che hanno queste manie. In realtà ovviamente è tutta un'esagerazione, il tema è questo, di questa donna comunque molto sola e si ride, è uno spettacolo di teatro fisico ma comico, si ride tanto ma si ride pensando. Certo. Questo è un po' il mio obiettivo, riuscire a far arrivare un messaggio attraverso una risata. Perché è il modo migliore, forse se non l'unico, altrimenti poi non arriva secondo me granché. Allora, detto questo, parliamo un po' del vostro percorso. Voi siete ragazzi proprio giovanissimi, dai 21 più o meno ai 31 anni. Sì, 25-30 anni. Più o meno quella la fascia. Il vostro percorso, come siete arrivati? Appunto, forse a un laboratorio, avete provato questo spettacolo e vi siete conosciuti. Ma qual è stato il vostro percorso precedente a questo incontro? Ma, io, Claudio e Totò abbiamo studiato insieme a Palermo, alla Scuola dei Mestieri dello Spettacolo, diretta da Emma Dante. Comunque, Palermo è vostra casa base. Sì, è la nostra casa base creativa essenzialmente. E ci siamo conosciuti lì, abbiamo studiato insieme, quindi ci siamo formati. E poi abbiamo incontrato Chiara, Roberta, sono anche loro siciliane. Sì. Roberta ha studiato invece a Siracusa, a Linda. E con noi c'è anche Pierre, che in realtà distorce completamente la media della compagnia, perché siamo tutti siciliani, ma lui è belga e vive in Italia. Ora a Palermo si è trasferito, quindi possiamo dire in questo senso che siamo misti, completamente misti. Comunque si è messo dentro i panni dei vostri protagonisti molto facilmente. Beh, perché sì. Dal Belgio sta a Palermo. Sì, e quindi. Sì. Molto interessante la loro proposta, anche perché insomma è una compagnia come ho detto molto molto giovane, che dà un po' di speranza su insomma, quello che potrebbe oggi. Stamattina nella nostra diretta parlavamo molto di come fare a fare cose nuove, come fare a farsi vedere quando magari si è appunto più giovani e meno navigati all'interno di questo sistema, che comunque è complicato, e anzi grazie forse ai festival proprio come il Fringe si riesce un po' a aprire, a muovere meglio e a farsi conoscere meglio. Voi il vostro processo di conoscenza, cioè di farvi conoscere, com'è stato? Da dove avete iniziato e dove siete riusciti ad arrivare? Quali sono le grandi soddisfazioni che siete riusciti a prendervi fino ad ora? Beh, innanzitutto si parte da una base che è fatta da un lavoro ben fatto. La nostra proposta l'abbiamo lavorata più di un anno e mezzo, quindi sappiamo che quando ci presentiamo a un pubblico lo spettacolo può non piacere, può piacere, ma sicuramente non avrà mai l'impressione di essere una roba improvvisata. E questo secondo me è il migliore biglietto da visita che noi giovani dobbiamo tendere a presentare, ma anche le grandi compagnie spesso si fanno delle produzioni in poco tempo, delle cose veloci. Il nostro teatro è lento, orgogliosamente lento, quindi intanto ci presentiamo con un lavoro alle spalle, questo credo sia la cosa più importante. E quindi quando ti presenti con qualcosa di valido, secondo me poi la voce gira, e così è stato per il momento. E poi ci siamo improvvisati distributori teatrali. Io però avete fatto anche lo speed date oggi, credo, no? Sì. Come, non vi chiedo com'è andata, nel senso, ma come, che impressioni vi ha dato? Che cosa, com'è stato questo cercare di far innamorare chi dovrà prendere, chi dovrà comprare il vostro spettacolo? Rispondito, o tu. Vai.
Beh, è stato divertente, un po' un challenge cercare di inserire tutto, sintetizzare tutto in 5 minuti, che è una cosa molto difficile proprio per il bagaglio di temi che portiamo dentro questo spettacolo. Poi era interessante anche in base alla persona che potevamo trovarci davanti, e quindi sapersi vendere non è secondario, abbiamo un po' imparato a capire come farlo anche grazie a questo speed date. Però è giusto trovare qualcosa di essenziale, quindi essere precisi su cosa dire, sul tema che portiamo, su a chi ci rivolgiamo, e ovviamente invogliare a venire a vedere lo spettacolo. Prima di passare alla super casalinga, però ho una domanda, così è una mia enorme curiosità, proprio per il tema che voi state portando in scena. Scusatemi, ma noi lavoriamo sul social e c'è Casa Surace. Diciamo che parla esattamente, non so se esattamente, però di questa tematica, no? Del, diciamo, soprattutto dell'italiano che va fuori città, che poi siano pugliesi o quant'altro, ma comunque il tema è bene o male quello. Voi invece approcciate la tematica molto simile a teatro, cioè, eppure siete giovanissimi quanto quelli di Casa Surace, cioè la scelta di fare questo percorso teatrale all'epoca dei social, che porta tantissime visualizzazioni e quindi anche tantissimo pubblico, forse non è il caso di esplorare, cioè, qualcosa. Infatti, la domanda è: una scelta o avevate finito i giga? Cioè, non questo, è solo questo. Sì, cioè, non è questo, solo questo. Però, a voi sì. Non viene in mente. Non è solo questo. Ma voi che amate il teatro, avete scelto di fare teatro e avete questa, siete di questa generazione qua, non riuscite a incastrare a incrociare le due cose? Cioè, qual è la difficoltà di incrociare, di intercettare il pubblico attraverso i social e poi portarlo in teatro, per portarlo in teatro? Lo spettacolo, non voglio dire parla anche di questo, però noi portiamo anche questo tema di una scelta, fare delle scelte è importante. È diverso da quello che può essere Casa Surace, da dei cliché che sì, si affrontano. Assolutamente sì. Io posso parlare da persona che ha vissuto all'estero fino a pochi mesi fa, mi sono affezionata a questo tema proprio perché per me era anche necessario parlare della mia esperienza, e quindi nasce da questa scelta, cioè dal fatto che per noi è stato importante poter dire a un pubblico, a toccare appunto qualcuno che è molto sensibile a questo tema, e secondo noi sono tante persone, probabilmente più di quelle che si trovano sui social, che magari non hanno neanche la possibilità di poterci perdere tempo, sì, stare insomma sui social, magari viene a teatro e lo vede ed è molto più forte sicuramente di uno schermo, di un messaggino. Io di questo non ho dubbi, però dicevo un'altra cosa, l'età vostra in realtà 20 anni, 21 anni, in qualche modo voi siete nativi digitali? Sì. In realtà no, nel senso, noi purtroppo non abbiamo 21 anni, ma io ho 31, quindi abbiamo vissuto il passaggio tra il non avere il computer e avercelo sempre a portata di mano, in qualche modo col telefonino. Se la domanda è rispetto a una scelta di linguaggio, cioè perché il teatro e non il canale YouTube, perché semplicemente perché ci piace il teatro, incrociarlo onestamente io non ci ho mai pensato, ma forse rispetto al discorso che facevo prima sul lavoro e sulla professionalità, ti dico che non ne sono capace e quindi dovrei o studiare per farlo e quindi dedicare del tempo e delle energie, oppure non farlo, ad affidarmi ad altri che possano farlo al posto mio. No, è interessante quello che ci chiedi, però nello specifico di Casa Surace è vero, il tema è più o meno quello, la differenza è forse di quanto si va in profondità rispetto chiaro, a un tema. Certo. Il teatro è un altro linguaggio che permette di sviscerare la tematica. Il problema penso più sia di catturare il pubblico. Che dai social portarlo poi a teatro. Sì, sì, è un tema interessante su cui secondo me ci dobbiamo interrogare, sì. Però forse più a che fare con il marketing di cui parlavamo prima.
e dovendo fare tutto al momento in compagnia, quindi siamo attori, registi, autori, ma anche distributori, una cosa alla volta, eccetera eccetera, tempo al tempo. Dobbiamo costruire sì, anche queste conoscenze o acquisirne dalle, da fuori. Poi su questo aggiungo una piccola, noi abbiamo fatto questo spettacolo, abbiamo pensato che fosse uno spettacolo che potesse arrivare a una generazione specifica, molto, che era quella la nostra, chi fa la valigia, cioè chi porta in giro la valigia. In realtà ci siamo molto sorpresi facendo lo spettacolo in giro, perché abbiamo scoperto che lo spettacolo intercetta un pubblico molto più ampio, uno spettro di età molto più vario, perché la migrazione non è soltanto, non appartiene solo al migrante, appartiene anche a chi viene lasciato, alla persona che viene lasciata, al luogo che viene lasciato, o a chi sta per fare la valigia, chi la farà. Quindi in realtà, paradossalmente, sicuramente la platea a livello di numeri è molto più ridotta rispetto ai followers, però qualitativamente riesci a capire veramente a chi arrivi. Quindi sì, a livello qualitativo sicuramente c'è un salto. Invece passiamo alla super casalinga, vediamo un po' come si diventa. Volevo fare una precisazione, perché è una, essendo anche io una che fa tutto, dal fare spettacolo alla distribuzione, capisco che ci si debba confrontare anche con questi strumenti social che cerchiamo, io cerco per quanto posso di utilizzare appunto anche per il marketing, e vedo appunto, girando e navigando sui vari siti, dal Facebook a Instagram, che ci sono molte persone, molti artisti che si sono un po' convertiti, lo hanno sposato come strumento di marketing. Vuol dire però avere alle spalle un'equipe che ti possa aiutare in questo, perché bisogna apprendere degli strumenti, bisogna e comunque è un linguaggio diverso che deve avere un tempo diverso, non è un tempo di uno spettacolo, deve essere più immediato, efficace, ed è comunque sì, da un lato comunicazione di un messaggio, far nascere la curiosità, potrebbe essere nel mio caso, di un personaggio che sicuramente incuriosisce nel momento in cui uno lo vede in fotografia. È veramente un'esagerazione portata all'estremo la mia, ma volutamente, ovvio. Però sì, si cerca un po' di ottimizzare le nostre risorse. Tu utilizzi il canale social? Sì, per sì, sì, però sono io, Roberta Paolini, che faccio lo spettacolo, così come il montaggio e lo smontaggio e la distribuzione, che mi dedico anche a quello. E ogni tanto perdo dei colpi, dico: peccato che non ho fatto quel post, ma perché vedo gli altri che hanno fatto la foto? Potevo farlo anche io. Capita, cioè. Diciamo l'esigenza, soprattutto per persone che hanno scelto di fare teatro, l'esigenza poi di andare sui social è anche l'esigenza di avere una tecnica di montaggio, anche di studio, no? Del linguaggio, ma anche proprio tecnica. Quindi non è che possiamo saper fare no, tutto. No, infatti, però infatti. Io mi chiedevo una cosa, anche perché per esempio abbiamo visto che in realtà le star dei social, quando hanno adesso provato a fare il salto, andare per esempio al cinema, ecco, di giustizia poi divina esiste anche e però fanno numeri. Sì, sì, quello però sicuro. Fanno numeri. Quello sicuro, allora, quello è vero. Allora invece c'è stata un'operazione. Succede un po' per tutto, anche la radio ad esempio è strapiena di star della televisione in questo momento, ad esempio. Cioè, però sì, ma queste sono cose buone, però la modalità. Prima dell'onda verde ambientalista. C'è da chiedersi ancora le modalità, perché è un po' come fare il teatro in televisione, no? Che è stato molto criticato, ha i suoi pro e i suoi contro, però c'è anche da chiedersi perché, per esempio, tempo fa i Jackal, vabbè, noi salutiamo i Jackal, ciao, hanno fatto un'operazione molto interessante, cioè loro non hanno, prima di fare il loro film, loro avevano adottato un film, non so come dire, e quindi hanno presentato un film che così hanno lanciato tramite quel che sanno fare. Quindi utilizzando il loro strumento non hanno poi portato quel che facevano vedere in scena, ma le persone sono andate a vedere quel film. Quindi
tipi di cooperazione di diversa natura forse ancora dobbiamo pensarci bene. E quindi Barbara, come fai a convincere la gente ad andare a vedere invece i loro spettacoli? Come possiamo fare? Tu sei una star del web, convinci. Sono una star del web. Come possiamo fare? Secondo me no, semplicemente vabbè, già solo guardandoli ti viene voglia di andare. Cioè, sì, sono già incuriosito del loro spettacolo e sono curiosissimo invece di vedere questa esageratissima super casalinga, mi dicevi, no? Sì, che è lentissima. Sì, qua parlavamo prima con il Coro di Babele di tempi lenti di produzione, io ancora di più. Io sono nella mia seconda vita, visto che prima ho fatto tutt'altro, tutt'altri studi, ho una laurea in economia e ho lavorato anche in quell'ambito. Quindi i soldi li ha fatti prima, i soldi, quindi adesso li può spendere, ok. Mi ha capito con me che mi sembra un'ottima idea, però. Sì, in effetti sì. Fa girare l'economia, appunto. La super economista. Super economista. No, invece quando racconto la mia esperienza dico c'è sempre una speranza anche per gli economisti. Quindi, no, ho capito. Poca. Beh, per quanto mi riguarda, no. Da quanto è che lavora? Da quando è che sta lavorando a questo progetto? Allora, il fatto è che è nato quando ancora facevo il precedente lavoro, quindi, ed era nato in un progetto con un duo, insieme ad una collega, un'altra ragazza. La compagnia si chiamava Pat & Pat ed era Pattine e Pattume, quindi io ovviamente ero Pattine, le pattine sono protagonista comunque all'interno dello spettacolo, sono un altro di quei simboli. Beh, scherziamoci, però ragazzi, no, sono esistite, le vendono ancora, se andate a vedere. Sono in alto, nel reparto in alto nel supermercato, ma ci sono, I traumi di gioventù da casa di nonna che... Sì, immagino che aveva appena dato la cera, lo so, però... La forse foto non della so. Locandina che mi fa morire con le pattine. Esatto, poi, esatto, perché poi dopo uno come le utilizza lo scopre, no? Soltanto sì. No, vabbè, adesso mi sono persa e stavamo parlando della genesi, diciamo, del... Sì, quindi era nato in questa coppia, poi dopo le nostre strade si sono divise e l'ho abbandonato per un po' questo progetto e poi l'ho ripreso. Nuova vita ha preso in particolare l'anno scorso quando è iniziata la collaborazione con Filippo Radice, che ha fondato l'Atelier Teatro Fisico a Torino, e lì proprio la drammaturgia secondo me è stata completata, sono state colmate un po' le lacune e sento che è proprio... Tu scrivi questo spettacolo? Non è parlato, quindi sì, l'ho scritto, sono impegnata, no, vabbè sì, comunque cioè, non c'è un copione, io la chiamo la scaletta delle azioni, ma è... non so chi ha partecipato ieri all'incontro con Django Edwards, che era al suo forum, Open Forum, ieri sera, ha dato dimostrazione, ci ha spiegato una delle gag che lui inseriva nei suoi spettacoli e lo studio che c'è stato dietro della musica, di tutta la partitura della musica e quindi di una parte gestuale che deve andare a ritmo con la musica, di una parte vocale perché doveva andare insieme al cantato e di una parte del personaggio, quindi c'è tutta una coordinazione, uno studio, uno vede una gag di 2 secondi e dietro ci sono mesi magari di preparazione. Ricordiamo Django Edwards è uno dei padrini di questa manifestazione. Sì, il testimone di questa manifestazione, ieri appunto. Sì, fondatore del nuovo Clown Institute con sede a Barcellona ed è un partner del Fringe. E ieri giornata completamente dedicata a lui, insomma, giornata interessante. No, mi piace questa cosa, insomma, tu hai iniziato questa genesi di questo spettacolo quando in realtà appunto facevi tutt'altro, quando eri, ti immagino, nel tuo ufficio, la tua scrivania. Sì, facevo il revisore dei conti. Quindi anche triste, posso dirlo. Ok, come hai fatto a sopravvivere? Cioè, nel senso che a un certo punto è complicato. Sei viva? No, nel senso che a un certo punto arrivi ai psicofarmaci in un attimo, cioè quella è la domanda, nel senso. No, cioè, perché non lo so, c'è stato un risveglio. C'è stato un distacco. C'è no? stato un risveglio e. Ma è stato comico. È stato comico. No, diciamo che. Ma è anche sofferente invece. Per anni, ci sono stati degli anni in cui soffrivo perché continuavo a parlare dei miei sogni. Adesso per voi magari non è la stessa cosa, forse tu puoi dire avevo questo sogno, ho impiegato del tempo per realizzarlo e magari qualcuno adesso, i giovani di adesso forse li realizzano velocissimamente, ma per chi ha già incominciato a tanto velocemente poi scompaiono. Sì, sì, anche, è vero, cioè, quindi... però chi ha incominciato già un certo percorso, abbandonarlo e cambiare per uno totalmente diverso. E ero stanca di parlare dei miei sogni. Ero stanca di dire mi piacerebbe. Cioè, non è che la macchietta del caffè con i colleghi potevi dirgli dell'idea della super casalinga, ti prendevano, cioè, ti impacchettavano e ti mandavano via. Cioè. Sì, in un certo senso. Immagina Cottarelli. No, però no, veramente è stata questa cosa più di ascolto interiore e coraggio. Io parlo più di
incoscienza, però molto sottile tra l'incoscienza e il coraggio. Sì, però veramente a un certo punto ho detto: che cosa mi impedisce di fare questo passo? Per provare, ancora adesso non so se questa è sicuramente una bella opportunità, quella del Milano Off. Però dico, ci provo, poi magari sono sempre in tempo a trovare un altro impiego normale. In realtà in questo momento non potrei farne a meno, non so, penso che sia la cosa che ci accomuna. Perché aumenta la felicità interna loro. Infatti aumenta il feel, che appunto anzi è uno dei temi principali del Milano Off. E dico che non è la stessa cosa fare un video, non è la stessa cosa la relazione che si viene a creare con il pubblico. Io poi le sto sperimentando tutte, perché di questa versione ne ho fatto una versione che ho portato in festival di strada, e quest'estate ho provato anche ad esibirmi in strada a cappello, volevo provarle proprio tutte. E lì a maggior ragione non c'è filtro, quello che tu sei loro leggono, e se ti loro ricevono da te, allora ti danno in cambio. È proprio pazzesco. Parliamo un attimo anche insieme a voi, siete di recente formazione, ma avete già tantissima esperienza riguardo proprio partecipazione a festival di diversa natura. Servono, cosa ne pensate? Hanno un senso per la distribuzione, per la produzione? Cioè, sono, perché li state così tanto frequentando? Vedete che ne vale la pena? C'è qualcosa che si muove? Che tipo di festival anche avete magari fatto fino ad oggi? Ma sì, siamo stati prima a Udine al Premio Nazionale Giovani Realtà a novembre del 2018. Poi siamo stati al Festival Bellandi al Teatro di Pergine e adesso praticamente recentemente siamo stati a Vicenza al Crash Test Festival. Anche a Valdagno, è stato, ecco, d'emergenza. Quella sì, è stata una residenza. Appunto, in merito a quello che dicevi, la residenza è venuta fuori anche grazie a una di queste vetrine. Mm-hmm. Dopo Udine siamo andati poi in residenza a Reggio ed è stato un momento cruciale della nostra creazione, perché abbiamo appunto lavorato quasi praticamente chiuso lo spettacolo lì. E sicuramente sono delle occasioni molto importanti, non solo appunto non solo la classica vetrina, non solo per farsi vedere, ma anche per vedere, semplicemente, cioè sono delle occasioni in cui puoi in una giornata vedere 2-3 spettacoli, e questo magari non sempre è possibile, non sempre, soprattutto l'off in particolare, riesce ad arrivare nella tua città, ecco. Quindi sì, è forse più interessante vedere che, cioè no, anche partecipare chiaramente, non so però se è chiaro il quadro che si sta delineando, cioè c'è questo sottobosco che non riesce a emergere tanto, anche se adesso incomincia un po' a venire fuori qualcosa, che diciamo ha fame di altro, di contaminazione, e una realtà diciamo istituzionale che è ancora un po' troppo monolitica, che non accoglie tantissimo questo, mi dica. Io credo che ci siano due colpe, tra virgolette. Una colpa da parte degli operatori, che ascoltano troppo poco le giovani proposte, le nuove proposte, e una colpa da parte delle nuove proposte, che spesso, ritorno sempre nella stessa cosa, produce delle cose per niente interessanti, per niente urgenti, per niente credibili. Per me la ricetta, tra virgolette, per salvare il teatro è, parafrasando un vecchio, come si dice, un vecchio adagio, lavorare meno, lavorare tutti, cioè produrre meno ma con più qualità, e andare in giro con uno spettacolo per 3-4 anni piuttosto che in 3-4 anni fare 40 produzioni diverse. Che tu mi dicevi, qua il vantaggio è fare 5 date. Cioè, sì, sì. Gli spettacoli, lo diciamo sempre noi a Milano, hanno bisogno di crescere, cioè una cosa è come parte uno spettacolo, ma in realtà molto spesso vengono anche stravolti. Nei Fringe tanto capita che si mette alla prova lo spettacolo e lo si cambia anche in corsa, e di questo processo sì, come si può fare? Un processo che viene normale in altre situazioni, dove è normale devi fare prove, fare prove, proprio, ma tu devi avere a un pilota di linea gli si chiedono x ore di volo, no? Cioè, non lo metti lì, tanto ha imparato sul libro, va. Invece l'attore quasi va spesso alle compagnie teatrali, gli si chiede giusto. Oh, fate la buona subito la prima, nel senso non abbiamo tempo di stare qui a aspettare, e lui fa il discorso giusto. Tu devi fare un prodotto
che poi deve crescere, stare 4 anni in scena per essere, per diventare eccellenza. Ma come fai a stare 4 anni in scena in questa situazione? Ma noi, cioè, per quando esempio, non ti si aprono le porte a te che hai fatto un buon prodotto che sta crescendo? Beh, noi intanto come processo creativo siamo soliti invitare delle persone durante le prove, ogni tanto, giusto per testarlo quindi davanti a un pubblico. Poi prima di debuttare abbiamo fatto un'anteprima dove abbiamo invitato anche i nostri maestri, per esempio, a vederci. Quindi abbiamo provato a prendere più feedback possibili prima di debuttare. Poi dal debutto alla replica che vedrete stasera, chiaramente c'è stata una crescita sia fisiologica che anche più pensata. Ok, cambiamo questa battuta, invertiamo questa cosa, tagliamo questa coreografia. Quindi è chiaro, uno spettacolo ha bisogno di fare repliche. Mi capita a volte di fare delle produzioni, faccio 40 giorni di prove, 10 repliche e poi finisce lì. Perché? Che senso ha? Ma interroghiamo l'economista. Volevo dire una cosa in merito al Fringe e alla cosa che dicevi tu, Federica, cioè il fatto di poter vedere gli altri spettacoli. Io aggiungo un altro fattore molto bello dei festival: non solo vedere i lavori degli altri, possono nascere delle contaminazioni oltre che delle collaborazioni, ma è anche uno stare insieme che è molto bello. Secondo me è un po' il mondo dello spettacolo ti porta ad essere dei tori determinati: devo fare 5 spettacoli in un anno, 1000 produzioni, quindi devo essere così, non posso guardare quello che è attorno. Fermarsi un attimo, avere la possibilità di parlare anche con gli altri, anche di generi diversi, a parte che io non faccio solo questo tipo di genere del teatro fisico-comico, ma faccio anche teatro, per cui sono veramente molto interessata a vedere gli altri spettacoli, ma parlare anche con loro, scoprire la loro umanità, perché credo che sia solo questo quello che ci può portare avanti, cioè nel vedere che magari le mie difficoltà possono essere anche le tue. Io ti posso dare un suggerimento e tu mi dai un suggerimento per risolvere un mio crucio, un mio problema. Fanno la differenza, e laddove le compagnie sono un po' sole, fare rete credo che sia la chiave per poter andare avanti. Assolutamente. Cioè, ragazzi, che cosa è importante di fare detto? Rete, ma l'economista che in te esce, sai? Infatti io volevo una domanda sullo spread, una domanda su se è vero, sei vero che se aumenta lo spread, no, vai. No, ricordiamo allora che siamo così in chiusura. Però Fabio, io volevo legare questo discorso che lei ha appena fatto a quello che ci siamo fatti, ti ricordi tempo fa devo anche dire di sì adesso. Che praticamente questa cosa che far rete, sì? In realtà non è che toglie a te. Ah, no. Aumenta, infatti sì, quello sì. Credo che qua al Fringe lo si capisca molto bene questo, nel senso che appunto tutte le compagnie vengono a raccontarci di quanto è bello vedere gli altri e di quanto è interessante riuscire a capire quali sono poi le dinamiche che possono portare appunto a fare la rete vera e propria e a magari far scardinare anche qualche circolo vizioso che invece c'è in atto, in ballo in questo momento. Siamo, dicevo, quasi in chiusura, ricordiamo allora i vari appuntamenti, Barbara. Allora, siamo a questo punto con il Coro di Babele, che andrà in scena al Teatro della Cooperativa, dunque stasera alle 19:30, giovedì alle 21:30, venerdì alle 17:30, sabato alle 19:30, domenica alle 21:30. Quindi avete tantissime possibilità di seguirli. È uno spettacolo, un teatro di prosa praticamente, ma divertente. Irriverente. Irriverente. Scusate, fa 2 ore siete sul palco? Praticamente cioè, sì. Andate. Sta tenendo qua, adesso me ne sono accorto. Fatti cioè. Tuoi. Allora. Ma poi mi soccio sulla coscienza. Abbiamo con noi, sono stati con noi Claudio Zappalà, Chiara Buzzone e Federica D'Amore, ma in scena ci saranno anche Totò Galati, Roberta Giordano, Pierre Jacquemin. Grazie, scusami Jacquemin, ma proprio non mi entra. Allora, le musiche non originali, c'è scritto, di... Possiamo non citarle. Non ha pagato la CIA, quindi non possono mettere, non dirlo. E poi c'è il loro, il gruppo Barb a Papà Teatro.
Perfetto. Invece abbiamo la super casalinga che è appoggiata, lei è una produzione indipendente ma appoggiata dalla sua normale compagnia, cioè quella con cui produce anche tante altre cose, Barabbas Clown. Barabbas Clown, sì, non abbiamo detto niente, però è una realtà che... Li salutiamo. Li salutiamo. Ciao ciao ragazzi. mi piace citare, mi piace spiegare anche che cosa fanno perché è un po' particolare, non è una realtà teatrale, prettamente teatrale, o perlomeno è un mix tra un progetto teatrale e sociale. I ragazzi che sono ospiti di comunità famiglie vengono coinvolti in spettacoli clown, vanno in giro, fanno queste repliche, la raccolta dei fondi viene devoluta, loro hanno un gemellaggio con un progetto in Ruanda e dagli anni 90, insomma da quando è successo quello che è successo. Diciamo che si impegnano tanto perché vogliono trasmettere a questi giovani un po' difficili anche il senso di aiutare quelli che sono ancora più in difficoltà di loro, quindi è molto interessante, e hanno appoggiato la mia partecipazione a che è la super casalinga, che è al One Off Space Sana Monologhi, Fabbrica del Vapore, quindi la qua, sala piccola, qua. Sì. Gli orari sono stasera alle 19:15, la prima replica, sì. La prima replica, poi c'è venerdì alle 21:15, domenica alle 17:30. Avete la possibilità di vederli tutti questi spettacoli, mi raccomando. Votateli. Ricordiamo anche si deve votare che da casa, che non da casa. Sì, perché se si va sul sito. Stavo prendendo il televoto, non so cosa stavo facendo, infatti. No, che quando venite a teatro potete votare, avete una scheda, potete votare gli spettacoli ed è importante perché il vostro voto conta e potrebbe essere fondamentale per mandare a quel paese, come dico io sempre, uno di queste compagnie, perché potrebbero anche finire in quel De Vignone, ad esempio. E quindi insomma mandiamoci da quel paese, no? Ma certo, assolutamente sì. Allora, noi ringraziamo tutti quanti voi per essere stati insieme a noi. Grazie a voi. Grazie a te Barbara, anche grazie davvero ai nostri ospiti. Noi ritorniamo fra pochissimo, oggi è un tour de force, una maratona, altro che maratona mentana. Noi ci rivediamo alle 18 e qualcosina, sempre qui in diretta su Milano News, per una nuova puntata, per vedere altri artisti e sempre qui dalla Fabbrica del Vapore del Teatro del Milano Off Fringe Festival. Grazie mille, arrivederci, a presto. Ciao. Ciao.